Il silenzio è uno degli aspetti più sottovalutati, ma anche tra i più evitati della nostra società. Rimanere in silenzio significa sostare, ossia saper stare in questo istante. In questo video vediamo insieme un esercizio di mindfulness, una pratica informale che si può fare ogni giorno per ritagliarsi dei momenti di silenzio. Il silenzio infatti è essenziale per dare la possibilità al nostro cervello di rigenerarsi. Quando fermiamo i pensieri, quando siamo nel silenzio, riusciamo molto più facilmente a far rallentare anche il nostro corpo. Questo esercizio è la prima pratica informale di mindfulness che faccio fare ai miei studenti la prima settimana del corso di mindfulness. Vediamo insieme di cosa si tratta. È un esercizio molto semplice ma allo stesso tempo complesso da fare perché si tratta di svegliarsi al mattino e non utilizzare nessun dispositivo elettronico. Quindi vuol dire non utilizzare il telefono, non utilizzare la radio, non utilizzare la televisione, insomma qualsiasi fonte di distrazione o di rumore, per fare in modo che i primi minuti, la prima mezz'ora, la prima ora della nostra giornata possa trascorrere nel silenzio più assoluto, per darci la possibilità di essere totalmente centrati in ciò che stiamo facendo. Ho detto che è semplice perché è una pratica veramente banale, ma allo stesso tempo è complesso uscire da questa abitudine di controllare magari il telefono appena svegli, rispondere ai messaggi, controllare i social media, ma anche soltanto non è facile per noi che non siamo abituati ad essere immersi nel silenzio ritrovarci in questo proprio momento di assoluta quiete. Per portare avanti questa pratica, ci sono delle funzioni interessanti anche sul telefono. Il mio è un iPhone un po' vecchiotto, comunque, per esempio, in iPhone tempo di utilizzo, pausa di utilizzo e si può programmare questa pausa di utilizzo quando vogliamo. La mia è programmata ad esempio ogni giorno dalle 21:30 alle 8 e in questa pausa di utilizzo possiamo selezionare le app che non saranno disponibili in questo momento, in questo periodo della giornata. In questo modo non saremo tentati di aprire queste app in continuazione. Un consiglio che mi sento di dare a chi ha bisogno di tenere il telefono acceso o di accenderlo al mattino perché magari ha dei familiari che potrebbero avere bisogno di lui o di lei, è quello di solo controllare che non ci siano chiamate magari che non abbiamo sentito o messaggi urgenti, dopodiché abbandonare completamente il telefono e dimenticarlo fino a quando magari non usciamo di casa o non abbiamo finito di prepararci. Prepararci in assoluto silenzio è il modo migliore per iniziare la giornata. Non è vero che abbiamo bisogno di musica o di altre distrazioni di sottofondo per caricarci, per darci energia. È proprio il silenzio che ci fa rigenerare e che ci dà energia, tutto il resto ce la toglie. Per me, la prima volta che ho applicato questa pratica è stato abbastanza strano perché non ero abituata al silenzio totale, soprattutto se ci si sveglia presto al mattino. Si è proprio avvolti, immersi in questa specie di situazione un po' surreale, un po' ovattata, ma devo dire che è straordinario il beneficio che ne ho sempre tratto e cerco di protrarre questa pratica il più a lungo possibile, anche se magari devo uscire di casa a piedi o devo uscire in macchina, cerco di evitare di accendere radio o di ascoltare qualcosa al telefono proprio perché mi piace prolungarla il più a lungo possibile. Ovviamente sei tu a decidere quella che è la tua giusta quantità, quindi la giusta durata di questo esercizio. Io ti consiglio di provare a farlo almeno per una settimana e poi fammi sapere come ti senti, che cosa è cambiato, se è migliorato qualcosa e ne sono sicura nei commenti. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo nel prossimo video, la prossima settimana.